Alla nona giornata arriva la prima sconfitta per il Tiriolo, che viene battuto seccamente, anche con un perentorio punteggio, dall'Atletico Feroleto, 4-0 il risultato finale, con marcatori i due Lucia, uno con una doppietta in Nicotera, e quindi si vede accorciata nella classifica dalla Goodfellas, quella squadra che aveva battuto proprio domenica scorsa e che aveva allungato a 5 punti la distanza. Invece questa domenica si trova di nuovo a 2 punti, 20 contro 22 quelle del Tiriolo per l'altra squadra. Ne approfittano anche le altre inseguitrici che vincono le rispettive partite: il Maida 3-1 a San Pietro Apostolo e quindi si porta resta in terza posizione, il Girifalco che va a vincere seccamente contro la Kennedy 5-0, un Girifalco che sta sicuramente facendo un buonissimo campionato, quindi quarta posizione in classifica, nell'altissima posizione appunto di poter giocarsi i playoff finali, anche se come dicevo all'inizio siamo ancora alla nona giornata. I gol del Girifalco sono di Cristoforo, una tripletta di Todaro e anche l'ultimo gol di Palaia, cosa che consente quindi alla squadra girifalcese, come dicevo, di portarsi in quarta posizione e di guardare con una certa distacco anche le altre inseguitrici. In quinta posizione si porta lo Staletti che batte anche in questo caso con un secco risultato 4-0 il Grifone Catanzaro, ultima squadra in graduatoria, e però con i gol di Vatrella, Procopio, Aversa e Agosto, quindi una classifica che si sta delineando in tutta la sua condizione, e quindi queste squadre che sono per il momento in zona playoff. Ricordiamolo che in terza categoria ci sono tre promozioni, la prima direttamente, le altre due dalle semifinali tra seconda e quinta e terza e quarta. E per il resto della giornata dobbiamo segnalare il 9-0, come dicevamo, della Goodfellas contro l'Excalibur Fronti, un 9-0 che è abbastanza evidente in questo campionato dove si segna moltissimo. Abbiamo già parlato del 5-0, di 2-4-0 e del 5-3 del Cortale che va a vincere a Serra Stretta, quindi tanti gol che si segnano in questo campionato, con addirittura la Goodfellas che è seconda come squadra che ha maggiore segnature, e la prima è il Tiriolo, ma anche le altre non sono da meno, perché il Made ha 23, il Girifalco ha 25, lo Staletti pure ha 23. Pensate che il Cortale, che è sesto, ha 26 gol relativo, anche se in questo caso bisogna dire che ne ha anche 23 al passivo. E allora un campionato che si sta ravvivando, perché fino adesso il Tiriolo aveva fatto il bello e il cattivo tempo, adesso saranno più equilibrate le squadre e quindi deve stare attento il Tiriolo dall'arrivo della Goodfellas, che c'è sempre stato, ma anche di Maida, Girifalco e Staletti,